E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Kids e oggi andremo a parlare proprio di che cosa? Della nuova, cioè oddio, della vecchia mappa OG che arriverà in questo mese di tempo. Ma ora lo andremo subito a spiegare, subitissimo. Ma prima vi ricordo di lasciare un like, iscriverti al canale e iscriverti sugli altri social, perché sugli altri social vi do tutte delle informazioni che qui su YouTube direttamente escono i video, escono le live. Quindi se volete sapere in anteprima di queste cose, iscrivetevi su Instagram, su TikTok e sugli altri social che ora non ricordo. No vabbè, comunque in ogni caso iscrivetevi su queste piattaforme. Tutti i link sono in descrizione, c'è anche la lista Amazon se qualcuno mi vuole supportare in ogni modo. Detto questo, cominciamo con il video. Partiamo con le cose meno succose ad arrivare alle cose succose, come già vedremo nella schermata Fortnite OG a sinistra. Però ora ci arriviamo. Allora, prima di tutto la stagione durerà un mese, quindi avremo un mese di tempo per completare il pass battaglia. Forse costerà di meno, dato che saranno solo 50 livelli. Non ci saranno skin segrete diciamo... Scusate. Niente, dai. Sto morendo. Dicevo, non sarà come il pass battaglia che conosciamo, molto lungo, da 100 livelli più gli altri stili, bonus, altre cose. In questo ci saranno quindi solo 50 livelli, ci saranno all'incirca 4 skin se non erro, poi le andiamo a vedere. Ci saranno degli stili aggiuntivi, hanno fatto tantissimi stili a una skin, cioè alle varie skin. Cioè hanno cercato di fare meno skin in effettivo ma più stili, che poi si andranno a prendere lungo il pass o lungo missioni, insomma come stanno facendo ora. Il pass battaglia sarà sempre a stelline, quindi rimarrà sempre uguale. E non solo, ritornerà quindi la vecchia mappa, come vedete già ho messo uno sfondo di dietro dell'evento finale del capitolo, vabbè, giusto per ricordare i vecchi momenti. Quindi arriverà la mappa del capitolo 1, però in che modo? Con le nuove grafiche, quindi non ci sarà la vecchia grafica ma ci sarà quella nuova, proprio perché il gioco è andato avanti. Però ritornerà la vecchia mappa. Dovrebbe essere per gradualità queste cose, però non ne sono sicura. So che dovrebbe ritornare interamente. Allora, ora andiamo a parlare delle skin. La cosa più succulente è che Fortnite ci ha già dato, rilasciato un trailer. Ve lo faccio vedere qui sotto, o di fianco, insomma, dove fa vedere le diverse skin. Infatti ci ha rilasciato anche una foto, che è quella che sta girando nelle notizie. Ora la andiamo a vedere. Eccola qui. Diciamo che queste dovrebbero essere le skin che variano una con l'altra. C'è il cavaliere nero legato a un altro personaggio, c'è la bananita legata a un altro personaggio, c'è per esempio la Renegade che è mischiata con Lynx. Quindi tutti stili alternativi, cioè mix insieme a personaggi di prima. Anche perché se dovevano rifare tutte le skin uguali, alla fine non cambiava niente. Quindi praticamente hanno cercato di fare dei mix. Infatti se vedete quella lì dietro non è purtroppo Catalyst come avevo pensato e avevano pensato in tanti, ma è un mix tra l'orsetto e il corvo. Per esempio bananita è mischiata con quell'altro gelato,
la Renegade con Lynx, il Cavaliere Nero mi pare con Omega, o mi sa che era Ragnarok, vabbè, comunque in ogni caso sono mischiati. E ci mancano effettivamente solo 2 giorni all'inizio di questa stagione. Piccola premessa, io non ci sarò subito a vedere purtroppo questa nuova stagione. Dovrete aspettare un pochettino per quanto riguarda la mia reazione al pass battaglia, perché ahimè proprio il 3, quindi venerdì, partirò per una... Praticamente non so se mi avete seguito sui social, in ogni caso ve lo dico un attimino in questo video. Sto cominciando un nuovo corso e uno di questi 2 corsi si farà nei 3 giorni, quindi dal venerdì alla domenica. Praticamente il video ve lo farò il lunedì, quindi passeranno questi 3 giorni in cui sarà inattiva, quindi non potrò mostrarvi in anteprima la stagione. Però non vi preoccupate, perché la mia reazione la avrete lunedì. Cercherò di fare in questo modo. E praticamente per quanto riguarda la situazione live, dato che è successo un po' un papocchio perché mi sono spostata tra YouTube, Twitch e cavoli vari, praticamente faremo tutte le live su YouTube, dato che voglio proprio dedicarmi a YouTube, e qualcosa verrà messa anche su Instagram. Instagram lo uso più per praticamente far vedere le mie cose personali, per praticamente darvi delle informazioni importanti che non posso mettere su YouTube perché non ho ancora sboccato le storie. Quindi se vi iscrivete, raggiungiamo anche il periodo per avere le storie. E praticamente su TikTok carico diversi shorts, diverse cose, quindi mi raccomando, è per questo che io vi dico seguitemi anche lì, perché è molto importante. Comunque non preoccupatevi, perché le cose le sto sistemando piano piano per rimettermi in gioco, diciamo così. Quindi io vi lascio con queste informazioni, noi ci vediamo in un altro video. E ciao ragazzi!